L'altro volto dell'accoglienza dei profughi sono questi sorrisi, momenti in cui il gioco e la preghiera diventano educazione all'integrazione. Il luogo è un simbolo, la spiaggia che accoglie le lacrime dei migranti si trasforma per loro in gioia. Queste immagini arrivano da Catania, loro sono i ragazzi padovani della comunità di Sant'Egidio che hanno deciso di fare una vacanza particolare. Una 3 giorni di giochi, dialogo e integrazione che ha visto radunarsi centinaia di giovani e migranti presenti nelle strutture d'accoglienza siciliane. Io e i miei amici siamo in vacanza qua, a Catania. Vogliamo essere in vacanza, ma anche vivere una vacanza umana e solidale. Ecco perché abbiamo scelto di divertirci anche a un gruppo di giovani immigrati. Con loro giochiamo, ci divertiamo e veramente vogliamo vivere l'integrazione, capendo che vivendo e stando a contatto con loro possiamo abbattere le barriere dei pregiudizi. Il messaggio che i ragazzi come Anna vogliono lanciare è che i problemi non sempre sono un'emergenza. Al di là degli slogan e della politica, c'è anche un'altra strada: incontrarsi e fare festa. Adesso stiamo formando le squadre che, come vedete qui alle mie spalle, si stanno organizzando. Ci siamo tutti, i ragazzi del CARA di Mineo, ci sono i ragazzi dei diversi SPRAR, dei diversi centri di accoglienza, ci sono gli amici dell'Educandato, delle varie strutture. Ci sono tanti giovani per la pace da tante parti d'Italia, Trieste, Padova. Oltre al gioco, anche la preghiera e soprattutto il ricordo delle vittime, delle migliaia di uomini e donne e bambini inghiottiti dal mare durante i viaggi della speranza. Carichi di questa esperienza, ora i ragazzi padovani faranno ritorno in città.